C'è 105 mi casa. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mi casa. È tornato Sfera Ebbasta in tutti i sensi. È tornato con una canzone nuova che è questa, Mademoiselle. Ed è tornato anche a trovarmi qui a 105 in casa. Ciao Jonathan, come stai? Bene, in forma. Sai che io sono molto felice che tu abbia fatto uscire questo pezzo. E sono anche felice che tu abbia detto delle cose, perché in tutto questo periodo di silenzio c'era un grande sostegno da parte di molti addetti ai lavori. Commentavamo sotto le tue foto, cioè cercavamo tutti di sostenere quello che era veramente insostenibile. Io sono andato per te una mattina a mattino 5, alzandomi, non lo so, tipo alle 7 del mattino, che non l'avrei mai fatto, però ho detto devo andare, perché devo andare a dire qualcosa. Grande. Però aspettavamo tutti che parlassi tu, no? Sì, ho voluto fare quello che parlava per ultimo, no? Esatto. Ho aspettato che tutti dicessero la propria e poi ho detto la mia. Come hai fatto? Ci voleva. Come hai fatto a gestire, tu che comunque sei giovane, l'hai gestita con una capacità strategica di uno che ha fatto la guerra per 20 anni, cioè di un generale. Cioè, come hai fatto a tenere così tanto? È stato un mix di cose, se devo essere sincero. Comunque anche l'aiuto del mio team mi ha... Immaginavo, cioè, è stato certo. fondamentale, perché comunque in certe situazioni a caldo ti viene da dire ma vaffanculo, guarda. Certo. Ti incazzi. Quando però è colpa appunto tua... devi sempre tenere la calma, comunque devi sempre stare attento a quello che dici, come lo dici, se lo dici o non lo dici, quindi diventa sempre poi che ti torna contro, no? È stata dura, infatti è stata proprio una bella liberazione, non vedevo l'ora di uscire con il pezzo. Beh, alla fine i cantanti parlano attraverso la musica e a volte i pezzi hanno un peso specifico diverso, tipo questo. Quando l'hai scritto? L'ho scritto 15 giorni fa, 10 giorni. Ah, ok, proprio alla fine. Sì. Non è una roba che hai scritto subito e che avete tenuto no, lì. No, è stata pronta proprio... Detto fatto. È arrivata un po' come, sì, come reazione a tutto. Com'è secondo te in questo momento l'Italia e anche la chiacchiera sull'argomento Sfera e non solo Sfera, sui testi, sui figli genitori? Cioè, i genitori lo hanno capito che se il figlio spaccio fa altro non è colpa di Sfera e basta, o c'è ancora da spiegare? Ma io penso che fondamentalmente tutti lo sappiano, no? In cuor loro tutti sanno quali sono le motivazioni per le quali una persona fa determinate scelte. C'è anche da dire che è molto più facile puntare il dito contro lo Sfera Ebbasta della situazione, perché l'hai visto con la canna, e dire ah, allora è tutta colpa tua perché sei tu che dai il cattivo esempio, invece che prendersi le proprie responsabilità. Sì, certo. Tra le milioni di cose che ho sentito, quali sono state quelle che proprio non sei riuscito a mandare giù e che magari ti hanno fatto anche tirar fuori questo pezzo, Ma se devo dire la verità, cioè la situazione diventava ogni giorno, era a metà tra il ridicolo e, capito? È vero, un po' surreale. È drammatico, sì, non so come dire. Sì. Cioè, forse probabilmente quella volta che è uscito quel parlato dell'esorcista che analizzava i miei testi, quello è stato forse il momento più epico. Sì, io li ho riso tanto. Mai toccato. Però è vero, assurdo, che ogni tanto quando si ride così c'è dietro un dramma vero. Va bene. Ridi per non piangere. Sì. È arrivata Mademoiselle, che farai live, immagino, a questo punto. Chiaro. Ci sono 4 date: il 12 a Conegliano Treviso, il 17 a Roma, Pala Lottomatica, il 19 a Napoli, al Pala Partenope, e poi a fine mese, il 27, Milano, al Forum. Parlavo con Sciablo prima di entrare in onda, mi raccontava di questa bella promozione. Credo che anche Jovanotti abbia fatto una cosa simile. Il minore che compra il biglietto per andare a vedere il concerto di Sfera ha diritto a farsi accompagnare. Chiaro. Cioè, chi accompagna il minore in qualche entra modo gratis. Entra gratis. Chiaro. Che è una bella cosa. Sì, poi a maggior ragione manco a farla apposta in questo periodo, comunque, dove sono mega criticato. Sì, anche un genitore può vedere con i suoi occhi che non sono così male, dai. Aspetta, conoscendo tra l'altro come ragionano molti in Italia, adesso che tu regalerai quasi il biglietto al genitore, vedrai che inizia anche a piacere. Speriamo. Vedrai che il genitore dice: hai capito, Sfera ma regalato... fa schifo, ma se gratis spacca. Esatto, mi ha regalato un biglietto, sono stato con mio figlio comunque. Adesso, al di là dell'ironia,
è tanto importante, e lo dico da, purtroppo sono poco credibile, non sono padre, ma sono convinto di quello che sto dicendo, è tanto importante condividere coi propri figli. È inutile dire la musica che ascolti non mi piace, i film che guardi non mi piacciono, i nostri tempi si giocava in un altro modo, ma lascia perdere, stai con tuo figlio e cerca di capirlo, è tutta lì la chiave. E per esempio andare al concerto di un artista, di uno dei suoi artisti preferiti, io credo che sia una bellissima esperienza per i genitori, se avete voglia, se avrete voglia di farlo. In occasione del tour di Sfera c'è anche questa promozione interessante: il minore compra il biglietto e l'adulto lo accompagna gratuitamente. Quando uscì il tuo album ascolto tutto e dico, ma io inizio a suonare nei club Ricky per sempre, perché ha questa anda un po' reggaeton, sì. E secondo me cioè nei miei DJ set andrà bene. Non avevo calcolato che si poteva scegliere a caso che tanto veniva fuori un karaoke continuo, sì, su... Questo è stato un grande successo questo disco. No, ma e in generale è il grande successo tuo, che è stato anche un po' bello da raccontare, lo abbiamo fatto più volte quando sei venuto, anche club, perché la musica italiana così fortemente nei club comunque non si era mai sentita. Mai. E credo che sia una figata anche per te quando vai fuori in un club la sera a sentire che le tue canzoni stanno in mezzo a quelle. No, anzi, se devo essere sincero, quando... Beh, c'è da dire che magari quando vado io a ballare sono un po' di parte, DJ, e mi pompano più del dovuto. Però guarda in generale, che uguale, sì. Mi sembra che pompino in questo momento più roba italiana quasi che roba americana. Io ci sono delle volte che cerco di togliere qualcosa perché è troppo. Però credo che al Mama Sita, per esempio, 5-6 pezzi di Sfera ci siano. Forse ogni tanto ho anche detto, ragazzi, anche meno Sfera. Però poi capisco che il DJ ce l'ha quasi bisogno, perché quando vuoi gasare la pista ti funziona. Come stai preparando questi live, Sfera? Sono un bel lavoro, di sicuro lo show più grande che ho fatto, proprio anche a livello logistico, organizzazione, il palco sarà enorme, luci, effetti, fumi. Posso svelare troppo. Produzione è veramente, veramente una roba esagerata a livello appunto del disco che ho fatto l'anno scorso. Sì. E, niente, secondo me sarà una cosa veramente, cioè, oltre che bella da vedere, proprio divertente. Spero che piaccia a tutti innanzitutto. Senti, ma ti ricordi di una volta quando eri ragazzino che sei andato al Forum a vedere un concerto che ti era piaciuto in modo particolare e poi da lì hai detto ci voglio suonare anch'io, o non ti è mai capitata questa cosa sul Forum? Non sono andato al Forum. Ah, quindi ci vai a suonare per la prima volta? Sì, cioè ci sono andato ultimamente, adesso sabato ci vado per Guè. Però non ho mai, diciamo in età adolescenziale, non sono mai andato a vedere un live di qualcuno lì. Figo questa cosa, che ci vai un po' quasi per la prima volta. E credo di non sbagliare nel dire che il tuo disco è stato il più venduto nel nostro paese. Sì. Per cui quando tu adesso approcci nuova musica, tipo Mademoiselle, comunque l'approcci dall'artista che ha venduto più dischi in Italia. Poi tu sei sempre molto sereno, anche quando vieni qua sei anche quasi leggero, cioè lo vivi quasi con leggerezza il tuo successo, ma sono sicuro che dentro di te, che sei un ragazzo intelligente, lo sai cosa hai fatto. Certo. No? Com'è l'approccio in studio? Riuscite tu e Charlie, o tu e gli altri produttori con i quali lavori, a mantenere quella freschezza? Sì, diciamo che in linea di massima le hit non ci mancano mai. No, devo dire questo. Poi ovviamente c'è il periodo che registri di più, il periodo che registri di meno, il periodo che non hai tanta ispirazione e non registri proprio. Però in linea di massima non ci lamentiamo, sia appunto Charlie che gli altri produttori con cui registro, sforniamo sempre hit. Comunque mi sembrate sempre, parlo anche di Charlie, in un discreto stato di forma, cioè mi sembrate sempre veramente molto forti. E prevedi ospiti per la data del Forum? Tanti ospiti, ancora non voglio dire chi. Okay. Vorrei lasciare un po' tutti con la sorpresa, perché sai, è facile dire, ah, vieni, vedi questo, in questo ordine, canto queste canzoni, è un po' scontato. Certo. E invece vorrei lasciare un po' la sorpresa. L'unica cosa che posso dire è che si ripercorrerà un po' tutta la mia carriera, per quanto non sia una carriera decennale, però comunque abbiamo fatto tanto in poco tempo. Sì, quindi ripercorreremo tutto. E ci sono anche ci quei saranno fan, ospiti, ci saranno effetti speciali, ci sarà tutto. No, dicevo, ci sono anche quei fan legatissimi alle prime cose.
per esempio, no? Quindi è importante. Sai, quello col tempo che poi magari le tralasci un po', non lo so, i pezzi del primo disco, per quanto magari tuttora faccio per davvero anche quando vado a suonare. Però altre cose rimangono indietro, giustamente, perché non le puoi riproporre per sempre. Senti, ho una sensazione quando vengono a trovarmi, soprattutto i cantanti della nuova generazione, che siano tutti molto riconoscenti nei tuoi confronti. Cioè, tutti lo dicono anche pubblicamente, comunque Sfera ha aperto veramente le strade un po' a tutti. La senti questa riconoscenza in giro? Sì, dai, diciamo, a volte sì, a volte no. Comunque, sai, poi c'è chi è più riconoscente che meno riconoscente. Io comunque, in linea di massima, non l'ho mai fatto per avere riconoscenza. Cioè, comunque l'ho fatto per il bene comune, il bene anche mio. Cioè, non voglio fare il paladino della giustizia. Ecco, mi fa piacere, appunto, però essere io quello che riesce, appunto, ad aprire le porte a tutti. Cioè, sì, alzare l'asticella. È figo questa cosa. Le date sono il 12 di aprile, il 17, il 19 e il 27. Conegliano, Roma, Napoli, Assago. Lo dicevamo nel brocco precedente, magari qualcuno non era sintonizzato. C'è una bella operazione che in qualche modo, adesso sembra che stia facendo un messaggio sociale, stavo dicendo che in qualche modo unisce le famiglie, però poi di fatto è così. Cioè, prendi due, paghi uno, esatto. Solo per oggi. Il minore che acquista il biglietto per il tour di Sfera va accompagnato da può essere accompagnato invece da uno più adulto, da un adulto, sì, che ha di fatto il biglietto gratuito ed è, esatto, una bella operazione. Vengo a vederti sicuramente. Cioè, ovviamente, se avete 27 anni non potete venire con la, cioè, non è che prendete il biglietto. Cioè, aspetta un attimo, adesso io compro un biglietto, no? No, te no. Che poi la Paola mi dà un accredito. Però fa niente. Io compro un biglietto. No, solo se sei un ragazzino, dai. Non posso fare il contrario? No, no, Shablo. Sotto mi i 15 dice anni? No. Sotto i 18 anni, se non sei maggiorenne, hai il diritto di, all'acquisto del biglietto, ad avere un biglietto per un adulto. Va bene, io tanto ho accredito. Credito, tranquillo. Sfera, grazie di essere tornato a trovarmi. Io grazie sono felice che tu abbia parlato attraverso la canzone, perché non te l'ho mai detto prima, ma credo che a un certo punto c'era veramente bisogno che tu dicessi qualcosa. Sì, e quindi era arrivato il momento. Sì, sei arrivato puntuale a dover dire delle cose e lo hai fatto nel modo migliore. Per questo ti faccio i complimenti. Ci vediamo nelle tue date live e grazie di essere stato qua. Grazie. Ciao a te, bro. Bella, ciao. Raga.